Ragazzi, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, ho pensato di farvi un nuovo video, cosa mangio in un giorno, poiché siamo praticamente sempre a casa, abbiamo più tempo per cucinare e possiamo approfittare per prenderci cura di noi. Quindi ho pensato di farvi vedere un pochino di ricette. In realtà volevo fare tutta la settimana, però penso che saranno comunque qualche giorno, quindi non è né cosa mangio in un giorno né una settimana, è un mix. La colazione di solito io faccio o i pancake o faccio lo yogurt, quindi questa è la colazione, e poi farò vedere qualche pranzo e cena. Come al solito voi lasciate un pollice in su, fatemi sapere se vi piacciono questi video, se magari ve ne posso fare un altro, posso farvi vedere qualche ricetta in particolare, oppure mi dite solo colazioni, solo a pranzo, solo, insomma chiedetemi. Nei commenti sono attiva, vi aspetto anche su Instagram dove sono attivissima con storie, dirette e quant'altro per tenervi compagnia in questo periodo veramente, veramente duro per il nostro paese. Ragazze, sono vicina a voi, facciamoci forza e speriamo che passi in fretta. Nel frattempo, curiamoci e coccoliamoci, appunto, mangiando bene e tenendoci in forma. Vi volevo anche dire che se mi seguite su Instagram, già lo sapete, ma perché c'è qualcuna di voi che so che mi segue solo su YouTube, che abbiamo messo le spedizioni gratis su caritashop.com proprio per farvi un regalo, per venirvi incontro per un giorno. In realtà i giorni sono tre, però oggi è l'ultimo giorno, quindi fino a stanotte a mezzanotte avete le spedizioni gratis su caritashop.com con il codice spedizioni gratis, proprio questo è il codice da inserire. Speriamo che vi faccia piacere, un modo per noi per dirvi noi ci siamo, vi siamo vicini e vi teniamo compagnia, non vi abbandoniamo, e speriamo che in questo modo di portarvi un po' di gioia, perché veramente sono giorni molto molto pesanti per tutti noi. Quindi vi mando un bacio grande, vi lascio al video, mi raccomando lasciate un pollice in su e vi aspetto poi nei commenti e su Instagram. Ciao. In una pentola mettete uguale parte di albume e acqua e mescolate con una frusta finché non diventa denso. È semplicissimo. Per l'aroma vaniglia, vedete se avete in casa una boccettina, una bustina di vanillina. Io non ho nulla, ovviamente, ma anche un po' di vaniglia, la bacca di vaniglia, c'è la stecca, scusate, di vaniglia. Oppure dopo, quando è cotta, potete aggiungere qualche cucchiaio di yogurt a vaniglia. Io ne ho non neanche quello, però comunque aggiungete poi un po' di dolcificante o di sciroppo d'acero, io metterò la truvia, e aggiungete qualche scorzetta di arancia. In questo modo vi verrà il sapore uguale alla crema pasticcera. Insomma, se avete qualcosa che dia sapore di vaniglia, ancora meglio. Comunque è semplicissimo. Mescolate così, se no si fanno i grumi. Ragazze, vedete, questa è la consistenza. Molto molto cremoso. Poi quando ho spegnito ho messo anche delle scorzette di limone che poi toglierò. Di limone, mi raccomando, di essere biologico. Questi qua me li ha portati papà, quindi sono super biologici del nostro albero. E niente, poi dicevo, quando poi spegnete, si raffredda, diventa ancora più densa, quindi non vi preoccupate. Qua ho messo i pancake, però che ho fatto? Li ho messi proprio abbondanti abbondanti per farli vedere, farli venire belli alti, tipo zippole, come se fosse, vabbè. Un esperimento, speriamo che riesca. Se ho tolto la crema pasticcera dal fuoco, ho tolto le, cioè la crema pasticcera, la finta crema pasticcera, però guardate, cioè sta avvenendo proprio anche la consistenza. E adesso è bollente, l'ho messa qua per farla raffreddare, perché ovviamente deve essere fredda o comunque tiepida. Ho tolto le scorzette di limone, ho aggiunto la truvia e vi giuro che ho assaggiato e già il sapore sa di crema pasticcera, quindi se ci mettete anche un po' di aroma vaniglia state proprio al top. Quando sarà completamente fredda, aggiungerò anche un cucchiaio di yogurt normale, giusto per renderla un po' più cremosa. E non è a vaniglia, se avete quello là a vaniglia, proprio al bacio. Vedete, ragazze, li ho fatti un po' più alti e comunque se ne sono scesi, però si sono mantenuti almeno un po' più alticelli. Adesso ci dobbiamo mettere solo la crema. E voilà, ragazze, guardate che ho preparato, una bella sorpresa per Dario. Adesso lo chiamo. Ho messo anche queste foto qui, ho scritto auguri papà a te che sei stato papà da subito quando ero ancora incinta. E qua le foto che abbiamo fatto di carnevale a Daniel, adesso lo facciamo piangere. Queste sono le mie zippole fatte con pancake, la crepa, e sopra ho messo un po' di marmellata alla fragola per dare la sembianza di amarena. Vabbè, ragazzi, arrangiamoci. Qua ho messo uno smile che mi sembravano degli occhi. E niente, ragazze, se provate, questa è la crema di albume, veramente buona. Ho fatto il cappuccino, fatemelo sapere.
Io la trovo buonissima questa crema, quindi la userò anche in seguito. Buon appetito, ragazze, buona colazione, adesso lo chiamo. Allora, che bellissimo pranzetto ho fatto con quello che avevo in casa. Pensate un po', perché ovviamente bisogna evitare di andare ogni giorno al supermercato, mi raccomando. Qua c'è Dario che sta sistemando Daniel. Allora, spaghetti alla puttanesca con olive verdi invece delle nere perché erano finite per me e per Dario. Sono buonissimi, io li adoro. Metto anche i capperi e ovviamente tanto tanto tabasco e prezzemolo e aglio. E poi qua cioè ho messo il prosciutto crudo con la rucola e i cetriolini per me e per Dario gli hamburger e la rucola, appunto perché il crudo era poco, quindi cerchiamo di adattarci con quello che abbiamo in casa, possiamo fare tante cose bellissime e buonissime. Buon appetito! La pasta ovviamente integrale, buono, sano, light, fit. Cenetta con questa insalata fatta con patate, pomodori, buonissima, provate pomodori, poi ho messo, vabbè, anche i pomodori secchi, a volte ci metto anche l'olivia, anche un po' in base a quello che ho, delle carotine. Invece adesso ho messo insalata, pomodori secchi, pomodori, varie spezie come il timo, l'origano, il peperoncino ovviamente, due uova e poi c'è questa salsina che è fatta con yogurt, timo, olio, un po' di succo di limone e cos'altro? Un po' di aglio in polvere e un po' di erba cipollina. Ecco qua, buon appetito e Buon appetito. buonissimo! Eccoci ragazzi, allora oggi mangiamo una cosa che a me piace un sacco, la frisella, però in versione fit, ovvero con tonno, pomodorini, quindi molto molto semplice, tonno, pomodorini, ho messo un po' di origano e un po' di aglio in polvere e poi ci ho messo una rucoletta, un po' di rucoletta così per decorare e un po' di peperoncini freschi che a me piacciono un sacco e del salmone, quindi per aumentare la quota proteica. Una cosa che vi voglio consigliare, quando mangiate il salmone affumicato mettete tanto tanto limone e mettete poco olio, mai eliminare l'olio e mai eliminare il sale. Però magari io ad esempio ho messo 3 cucchiaini adesso d'olio, quindi mi sono mantenuta bassa perché comunque il salmone è abbastanza grasso. Anche il sale va diminuito perché comunque il salmone comunque contiene sale, questo affumicato, però va comunque messo, quindi un pizzichino qua io comunque ce l'ho messo perché va bene, so proprio per l'equilibrio elettrolitico, proprio per contrastare anche la cellulite, non bisogna mai eliminare del tutto il sale, ma limitarlo, è importantissimo, così come l'olio. A Dario quantità un po' diverse perché a lui necessitava di una maggiore quota proteica, quindi c'è anche un bel po' di tonno in più e anche un po' più di carboidrati perché a me una fresella e mezzo e a lui sono due freselle. E però a lui è meno salmone, insomma, comunque. Buon appetito, amore, vieni. Stasera abbiamo preparato. Daniele che mi guarda e sta per piangere, quindi devo cantare. Allora, ho fatto fesa di tacchino, un po' passata in piastra perché ho tostato il pane in piastra. Quindi ci ho passata, mi piace più così. Ora abbassa un attimo, non sentite niente. Questi sono i nostri pranzi e cene. Allora, quindi l'ho passata, dicevo, un po' in piastra, mi piace di più. Un po' di albume per renderlo un po' più proteico perché non era tantissima la fesa di tacchino, quindi ho fatto anche un po' di albume semplicissimo in padella con un filo d'olio, sale e pepe stoppa, melanzane con pomodorini, pane integrale. Qua ho fatto una cremina con gli asparagi, avevo degli asparagi avanzati, ho detto che sto consumando tutto quello che ho nel frigo, li ho semplicemente frullati. Questo va mangiato freddo, è tipo un pesto di spinaci. Potreste metterci anche un po' di basilico se l'avete, ma io l'avevo finito. Spinaci e basilico è buonissimo, quindi ho messo solo gli spinaci con qualche cucchiaio di yogurt, sale, pepe e un goccino d'olio, vi giuro, buonissimo. E anche qualche pezzettino di parmigiano. Vi giuro che è veramente buono e potete anche accompagnare sul pane o volendo anche sulla pasta o sul riso. Oppure Sull'albume l'ha messo sull'albume. Dario, puoi vedere? Fatto un piatto particolarissimo, amore, bravo. Buon Buon appetito! appetito. Cenetta super healthy, guardate qua che meraviglia, semplice, veloce e buonissimo. Ho fatto del riso basmati condito con olio, sale e pepe, tacchino alla piastra con varie spezie, finocchi crudi tagliati semplicemente a fettine con un po' di olio, sale e limone e un po' di insalatina mista. Buono, sano, light e super saziante. Provate, potete anche mescolare tutto e fare tipo un'insalatona oppure mangiare così separato.
Buon appetito! Yummi! Ta-ta! Guardate cosa ho preparato di buono, adoro, così anche il mio amore. E mio amore che ride. Allora, ho fatto un letto di bresaola, un disposto in modo più particolare, niente di che. Però è molto buono questo abbinamento con bresaola, funghi e riso. Quindi ho messo il letto di bresaola, poi ci ho messo il riso basmati e i funghi che ho saltato velocemente in padella. Di solito li mangiamo crudi, però adesso mi andava di saltarli un po' in padella con un filo d'olio e un po' di prezzemolo. E poi qua insalatuna con rucola, insalata, carote, olive, ecco qua. Buonissimo! Vengo anche da questo lato per farvi vedere meglio com'è. Buono! Buon appetito!